primo successo esterno della stagione porta la firma di Giuseppe Giovinco. Colpo di testa al 13° del secondo tempo su assist di Belloc e il Taranto espugna il Romagnoli di Campobasso, conquistando 3 punti importanti contro una diretta concorrente per la salvezza. Il tecnico La Terza inizia con il 4-3-3 e conclude con il 4-4-2. Giovinco, che sarà decisivo, parte dal primo minuto nel tridente offensivo. Al 10° c'è una sventola di bontà, prodezza di Chiorra che si distende e devia in calcio d'angolo. 9 minuti più tardi la conclusione ravvicinata di Liguori è parata da Chiorra, che sventa ancora la capitolazione. In chiusura di tempo al 44° c'è un colpo di testa di Parigi, pallone che termina di poco alto. Nella ripresa la partita cambia dopo 6 minuti, quando il Campobasso resta in 10 uomini per espulsione di Fabriani per un fallo a gioco distante su Saraniti. Passano soltanto 7 minuti e il Taranto passa in vantaggio. L'assist è di Belloc, in campo da pochi minuti per la testata di giustezza del numero 32 rossoblù, Giuseppe Giovinco. Primo gol del campionato e prima vittoria dei rossoblù di Taranto. Al 26° De Maria ci prova ma Raccichini para. 1 minuto dopo c'è una conclusione di Rossetti, pallone che termina alto. Il Taranto comunque prende coraggio al 33° e ci prova ancora con Belloc, la conclusione va alta sulla traversa. Al 6° minuto di recupero, l'ultimo brivido della gara, con un tiro da distanza ravvicinata di Tenkorang, ma il pallone termina sul fondo. Campobasso 0, Taranto 1, la formazione ionica passa a quota 4 in classifica.